Ho sentito la necessità consigliare loro di restare aperti perché mai come quest'anno la nostra città è piena non solo di cittadini ma di turisti. Di qualche giorno fa l'invito del sindaco di Chieti Diego Ferrara ai commercianti affinché restino aperti anche a Ferragosto e nelle altre giornate a ridosso. Se il gioco vale la candela, allora sì, questo è il succo dei commercianti teatini che hanno risposto all'invito del sindaco. Se c'è chi si accontenta per la grande presenza di turisti nei giorni scorsi, anche stranieri, meritandosi un paio di giorni di ferie, c'è chi stoicamente dice che tutti gli anni è rimasto aperto a Ferragosto. Abbiamo ascoltato due esercenti di storiche attività lungo Corso Maruccino. Lei cosa farà? Allora, noi come azienda storica ringraziamo sempre tutte le attività che sono state fatte e sono state svolte a Chieti, tant'è vero che ci sono stati molti turisti, un po' per la pubblicità fatta di fuori della regione e anche grazie al maestro Mazzoccante che ha ripetuto Chieti Classica. Quest'anno abbiamo avuto numerosi turisti, quindi che succede? Che avendo avuto un forte lavoro noi abbiamo deciso di chiudere questi tre giorni perché le attività sono scese come attività, quindi di Chieti Classica, ripeto, e di eventi, quindi decidiamo di stare chiusi. Però siccome essendo titolare anche di un'altra azienda sempre all'interno della città, la pasticceria rimane aperta e quindi al servizio degli utenti. Altro storico negozio in Corso Maruccino a Chieti. 53 anni. Lei resterà aperto a Ferragosto? Come sempre negli ultimi 20 anni noi Ferragosto mattina e Ferragosto sera siamo stati sempre aperti. Quest'anno speriamo è un turismo di qualità, i musei sono aperti, per cui resterò aperto. La presidente della Confcommercio di Chieti, Marisa Tiberio. Certo è che però dobbiamo un po' distinguere tra i negozi e i pubblici esercizi. È chiaro che quando ci sono degli eventi, i pubblici esercizi hanno in un certo senso un'opportunità di lavoro in più e quindi è logico tenere l'attività aperta. Per quanto riguarda i negozi, normalmente il flusso di gente che partecipa per esempio ad un concerto non ha propensione a fare acquisti. Ci piacerebbe rifare quelle attività che facevamo prima della pandemia, aperti per ferie, aperti per cultura, perché comunque teniamo conto di una cosa: per molti commercianti il 14 e il 15 agosto sono gli unici giorni di ferie in un anno. In vista anche di un autunno che segnerà la storia delle nostre attività.